Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Io sono uno di questi esseri eccezionali. Sì, signore, disse Montecristo a Villefort. Sino ad oggi nessun uomo si è trovato in una posizione simile alla mia. I regni dei re sono circoscritti, sia dalle montagne, sia dai fiumi, sia dalla diversità di costumi o di lingue. Il mio regno è grande come il mondo, perché non sono né italiano, né francese, né indiano, né americano, né spagnolo. Io sono cosmopolita. Nessun paese può dire di avermi visto nascere. Dio solo sa quale terra mi vedrà morire. Io adotto tutti i costumi, parlo tutte le lingue. Voi mi credete francese, vero? Perché parlo il francese con la vostra stessa facilità e purezza. Ebbene, Ali, il mio moro, mi crede arabo. Bertuccio, il mio intendente, mi crede romano. Aide, la mia schiava, mi crede greco. Dunque capirete che non essendo di alcun paese, non domandando protezione, non riconoscendo alcun uomo per mio fratello, non un solo scrupolo che arresta i potenti, non un solo ostacolo che paralizza i deboli, può arrestarmi e paralizzarmi. Ho solo due avversari, non dico due vincitori, perché li sottometto con la tenacia, la distanza e il tempo. Il terzo, ed è il più terribile, sta nella mia condizione di mortale. Ciò solo può fermarmi nella strada che percorro e prima che abbia conseguito lo scopo a cui miro. Tutto il resto l'ho calcolato. Ciò che gli uomini chiamano capricci della fortuna, ossia la rovina, i cambiamenti, le eventualità, li ho previsti tutti. E se qualcuno può colpirmi, nessuno può rovesciarmi. A meno che non muoia, sarò sempre ciò che sono. Ecco perché vi dico cose che voi non avete mai sentito neppure dalla bocca dei re, perché i re hanno bisogno di voi e gli altri uomini hanno paura di voi. Chi non dice in una società così ridicolmente organizzata come la nostra, forse un giorno avrò a che fare con il procuratore del re? Ma voi, signore, potete dirlo perché abitando in Francia siete naturalmente sottoposto alle leggi francesi, disse Villefort. Lo so, signore, rispose Montecristo. Ma quando devo andare in un paese, comincio a studiare con mezzi che mi sono propri tutti gli uomini dai quali posso avere qualche cosa da sperare o da temere, e giungo a conoscerli molto bene, forse meglio ancora di quanto si conoscano loro stessi. Ne deriva un risultato, che il procuratore del re, chiunque fosse, sarebbe certamente più imbarazzato di me. Il che significa, riprese con cautela Villefort, che la natura umana è debole e ogni uomo, secondo voi, ha commesso qualche sbaglio. Sbaglio, delitto, rispose con indifferenza Montecristo. E solo voi fra gli uomini, che non riconoscete per fratelli, come avete detto, riprese Villefort con voce leggermente alterata, siete perfetto. No, non perfetto, disse il conte. Impenetrabile, ecco tutto. Allora, signor conte, vi ammiro, disse Villefort, usando per la prima volta in questo strano dialogo quella formula aristocratica con lo straniero che fino ad allora aveva chiamato soltanto signore. Sì, ve lo dico, se siete realmente forte, realmente superiore, realmente santo e impenetrabile, il che è poi la stessa cosa, bene, siatene orgoglioso. È la legge dei domatori. Ma avrete pure qualche ambizione? Ne ho avuta una, signore. E quale? Anch'io, come accade a ogni uomo almeno una volta nella vita, fui trasportato da Satana sul più alto monte. Là egli mi mostrò il mondo intero e mi disse, come a Cristo, su, figlio degli uomini, che cosa chiedi per adorarmi? Riflettei a lungo, perché da molto tempo ero divorato da una terribile ambizione. Poi risposi, ho sempre sentito parlare della provvidenza, ma non l'ho mai vista, né ho mai visto qualcosa che le assomigli, il che mi fa credere che non esista. Voglio essere la provvidenza, perché non conosco nulla al mondo di più bello, di più grande, di più sublime che ricompensare e punire. Ma Satana abbassò la testa sospirando. Ti sbagli, mi rispose. La provvidenza esiste, ma non la vedi perché essendo figlia di Dio è invisibile come suo padre, e non hai visto nulla che le assomigli perché agisce in segreto.
con mezzi nascosti e oscuri. Tutt'al più posso farti suo agente. E concludemmo il patto. Forse io perderò l'anima, ma non importa. Per me è un buon affare. Aide si trovava nella stanza più isolata del suo appartamento, cioè in una specie di salotto rotondo che prendeva luce soltanto dall'alto, e la luce passava per i cristalli colorati in rosa. Stava seduta per terra, sopra cuscini di seta turchina broccata in argento, reggendosi il capo con il braccio destro mollemente ricurvo, mentre con il sinistro teneva alle labbra un bocchino di corallo, al quale era attaccata la canna flessibile di una pipa turca, che non lasciava arrivare alla bocca il vapore se non dopo averlo profumato con l'acqua di benzoino. Quella sua posa, naturale per un orientale, sarebbe stata per una francese di una civetteria un po' affettata. Indossava il costume delle donne dell'Epiro, calzoni di seta bianca ricamati a fiori di rose che lasciavano scoperti due piedi infantili che si sarebbero creduti di marmo di Paro se non si fossero visti muovere in due piccoli sandali a punta ricurva orlati d'oro e di perle. Una veste a lunghe righe turchine e bianche, con larghe maniche aperte con ricami d'argento e bottoni di perle, e infine una specie di corsetto che lasciava intravedere dall'apertura a cuore il collo e la sommità del petto, e che si allacciava sotto il seno con tre bottoni di diamanti. La testa era adorna di una calottina d'oro ricamata di perle, sotto la quale, dalla parte in cui era inclinata, una bella rosa naturale color porpora spiccava intrecciata a capelli così neri che sembravano di ebano. La bellezza del viso era da beltà greca in tutta la perfezione di quel tipo, con grandi occhi neri vellutati, naso diritto, labbra di corallo e denti di perle. Poi, su quell'insieme incantevole, il fiore della gioventù appariva in tutto il suo splendore e profumo. Aide poteva avere 19 o 20 anni. Montecristo le si avvicinò. Lei si sollevò sul gomito del braccio con cui teneva la pipa e, tendendo al conte la mano, lo accolse con un sorriso. Montecristo sorrise a sua volta. «Aide», disse, «tu sai che siamo in Francia e che di conseguenza sei libera». «Libera di fare cosa?» domandò la giovane. «Libera di lasciarmi». «Lasciarti? E perché dovrei farlo?» «Che ne so. Vedremo gente. Non voglio vedere nessuno. E se in mezzo ai bei giovani che incontrerai qualcuno ti piacesse? Io non sarò tanto ingiusto. Non ho mai visto un uomo più bello di te. E non ho amato che mio padre e te». «Povera piccola», disse Montecristo. «Hai parlato solo con tuo padre e con me». Montecristo prese la bella mano di Aide per baciarla, ma l'ingenua fanciulla la ritirò e gli porse la fronte. «Ora, Aide, tu sai che sei libera, padrona, regina. Puoi conservare il tuo costume o lasciarlo a tuo piacimento. Resterai qui quanto vuoi. Uscirai quando tu voglia. Ci sarà sempre una carrozza pronta per te. Ali e Mirto ti accompagneranno ovunque e saranno ai tuoi ordini. Ti prego soltanto di una cosa. Parla. Conserva il segreto della tua nascita. Non dire una parola del tuo passato, non pronunciare mai il nome del tuo illustre padre, né quello della tua povera madre». «Te l'ho già detto. Non voglio vedere nessuno». «Ascolta, Aide. Questa reclusione di tipo orientale forse sarà impossibile a Parigi. Continua ad imparare il genere di vita dei nostri paesi del nord, come hai fatto a Roma, a Firenze, a Milano e a Madrid. Ti servirà sempre, sia che continui a vivere qui, sia che ritorni in Oriente». La giovane si volse al conte con gli occhi umidi e rispose: «O che noi torniamo in Oriente. Hai voluto dire, vero, mio signore?» «Sì, figlia mia», disse Montecristo. «Tu sai bene che non sarò mai io quello che ti abbandonerà. Non è l'albero che si disgiunge dal fiore, è il fiore che si distacca dall'albero. Io non ti lascerò mai, signore, perché sono sicura che non potrei vivere senza di te». Il conte, disposto così all'incontro che stava per avere con la famiglia Morrel, partì mormorando questi versi di Pindaro.
La gioventù è un fiore, di cui l'amore è frutto. Felice il vendemmiatore che lo coglie, dopo averlo visto lentamente maturare. Julie Morel, vestita per l'occorrenza ed elegantemente pettinata, si presentò all'ingresso per ricevere il conte. Si sentivano cinguettare gli uccelli di una voliera. I rami delle acace rosa venivano con i loro grappoli di fiori a ornare le cortine di velluto turchino. Tutto ispirava calma in quella graziosa piccola oasi, dal canto degli uccelli al sorriso dei padroni. Il conte, fin dal suo ingresso in casa, si era già impregnato di quella felicità e perciò restava muto e assorto. Egli si accorse che il proprio silenzio stava diventando quasi sconveniente e strappandosi con uno sforzo dai suoi ricordi. «Signora», disse finalmente, «perdonate un'emozione che deve meravigliare voi, abituata a questa pace e a questa felicità, ma per me è una cosa tanto nuova la soddisfazione su un viso umano che non mi stanco di contemplare voi e vostro marito». «In effetti, siamo molto felici, signore», replicò Julie. «Ma abbiamo sofferto tanto a lungo che ben poche persone hanno conquistato la loro felicità a un così caro prezzo. E Dio poi ha versato su di voi, come versa su tutti, la consolazione per le vostre sofferenze?» domandò Montecristo. «Sì, conte, possiamo dirlo, perché ha fatto per noi ciò che può fare solo per i suoi eletti. Ci ha inviato uno dei suoi angeli». Montecristo si alzò e, senza dir nulla, perché dal tremolio della sua voce avrebbero forse riconosciuto l'emozione che lo agitava, si mise a percorrere il salotto passo a passo. «La nostra magnificenza vi farà sorridere», disse Maximilien Morrel, che seguiva con gli occhi Montecristo. «No, no», rispose Montecristo, molto pallido, e comprimendo con una mano i battiti del cuore, mentre con l'altra mostrava al giovane una campana di cristallo sotto la quale una borsa di seta stava preziosamente distesa sopra un cuscino di velluto nero. «Mi domandavo soltanto a che serve questa borsa, che da un lato mi sembra contenga una carta e dall'altro un diamante piuttosto bello». «Signore», disse Maximilien sollevando la campana di cristallo e baciando devotamente la borsa di seta, «questa ha toccato la mano di un uomo grazie al quale mio padre è stato salvato dalla morte, dalla rovina, dall'infamia. Di un uomo grazie al quale noi, poveri ragazzi destinati alla miseria e alle lacrime, oggi possiamo sentire la gente rallegrarsi per la nostra felicità. Questa lettera...» E Maximilien estrasse il biglietto dalla borsa e lo presentò al conte. «Questa lettera fu scritta da lui il giorno in cui mio padre aveva preso una risoluzione disperata, e questo diamante fu dato in dote a mia sorella da questo generoso sconosciuto». «Sconosciuto, dite? L'uomo che vi ha reso questo favore, non sapete chi sia?» «Sì, signore, non abbiamo mai avuto la fortuna di stringergli la mano. Non però per una nostra mancanza, per non aver chiesto a Dio questa grazia», riprese Maximilien. «Ma in tutto questo affare, le circostanze furono così misteriose che non le abbiamo ancora chiarite. Il tutto fu guidato da una mano invisibile, potente, come quella di un mago». «Oh», disse Julie, «non ho ancora perso del tutto la speranza di poter un giorno giungere a baciare quella mano come bacio questa borsa che fu da essa toccata». Sorella mia», disse Maximilien, «ricordati quello che ci diceva spesso il nostro buon padre». «Vostro padre diceva, signor Morrel?» continuò con interesse il conte. «Mio padre, signore, vedeva in quell'atto un miracolo. Mio padre credeva a un benefattore uscito per noi dalla tomba». «Oh, era una commovente superstizione, signore. Io non ci credevo, ma non volevo distruggere quella fede nel suo nobile cuore. E lui, quante volte ci ha pensato, pronunciando a bassa voce un nome, il nome di un amico molto caro, il nome di un amico perduto. E quando fu in punto di morte, quando all'approssimarsi dell'eternità diede al suo spirito qualcosa della chiaroveggenza della tomba, quel pensiero, che fino ad allora era stato solo un dubbio, divenne una convinzione. E le ultime parole che pronunciò morendo furono queste: Maximilien,
quell'uomo era Edmond Dantès. A due terzi del Faubourg Saint-Honoré, dietro una bella casa, notevole fra le notevoli abitazioni di quel ricco quartiere, si stende un vasto giardino. Il cancello del giardino, che un tempo comunicava con un orto, è chiuso e la ruggine lo corrode. E per di più un tavolato è stato applicato alle sbarre fino all'altezza di 6 piedi, per impedire che gli sguardi plebei degli ortolani possano contaminare quell'intimità aristocratica. All'imbrunire di una delle più calde giornate che la primavera possa portare agli abitanti di Parigi, un giovane alto, vigoroso, con baffi, barba e capelli ben curati, entrò nel recinto. Indossava una blusa di tela grigia e un berretto di velluto nero molto ordinari, in contrasto con l'aspetto. Corse subito verso il tavolato e appoggiò la bocca a una fessura. «Valentin, sono io!» disse. Valentin Villefort si avvicinò. «Ah, Maximilien, perché siete venuto così tardi oggi? Sapete che in casa mia si pranza presto. Quando poi vi sarete scusato per il vostro ritardo, mi direte che significa questo nuovo vestito che avete addosso, per cui quasi quasi me ne andavo, non avendovi riconosciuto. Volete sapere la causa del mio ritardo e il motivo del mio travestimento? Mi sono fatto ortolano e ho adottato l'abito della mia nuova professione. Che follia! È invece la cosa più saggia che abbia fatto in vita mia, perché ci garantisce la sicurezza. Insomma, spiegatevi! Sono stato a trovare il proprietario di questo appezzamento. Il contratto con il vecchio affittuario era scaduto e io l'ho rilevato. E in tal modo, d'ora innanzi, non vi è più nulla da temere. Io qui ora sono in casa mia. Posso mettere delle scale contro il mio muro e guardarvi. E ho diritto di dirvi che vi amo, fino a che la vostra fierezza non si offenda di sentirsi dire questa parola dalla bocca di un povero contadino vestito con la blusa e coperto con un berretto. Valentin lanciò un gridolino di gioiosa sorpresa, poi subito si rattristò. «Ahimè, Maximilien», disse come se una nuvola gelosa avesse subito velato il raggio di sole che le illuminava il cuore. «Ora noi saremo troppo liberi. La nostra felicità ci farà tentare Dio. Abuseremo della nostra sicurezza e la nostra sicurezza ci perderà». «Potete parlare così, amica mia, a me, che da quando vi conobbi, ogni giorno vi do prove che ho sottomesso i miei pensieri e la mia vita alla vostra vita e ai vostri pensieri. Quando mai vi ho dato con una parola, con un gesto, il motivo di pentirvi di avermi distinto fra quelli che avrebbero dato la loro vita per voi? Voi mi avete detto, povera cara, che eravate stata fidanzata al signor d'Épinay, che vostro padre aveva stabilito questo matrimonio, e tutto ciò che vuole il signor di Villefort accade infallibilmente. Ebbene, io sono rimasto nell'ombra aspettando tutto, non dalla mia volontà, né dalla vostra, ma dagli avvenimenti, dalla provvidenza, da Dio. Il signor Franz d'Épinay starà assente ancora un anno, si dice. In un anno quante eventualità favorevoli possono accadere. Dunque, speriamo sempre. È così bello e dolce sperare. Ma non vedete, replicò Valentin, che io sono una povera creatura abbandonata in una casa straniera e la cui volontà è stata annullata da 10 anni, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, dalla volontà di ferro di chi mi domina. Nessuno sa quello che soffro, e io non l'ho detto ad altri che a voi. In apparenza e agli occhi di tutto il mondo tutti sono buoni come tutti affettuosi, e in realtà tutti mi sono nemici. Il mondo dice: il signor di Villefort è troppo duro, è troppo severo per essere tenero con sua figlia. Ma lei ha avuto almeno la felicità di trovare nella signora di Villefort una seconda madre. Ebbene, il mondo si sbaglia. Mio padre mi abbandona con indifferenza e la mia matrigna mi odia con un accanimento tanto più terribile in quanto velato da un eterno sorriso. Odiarvi? Valentin, e come può essere? Ahimè, amico caro. Sono forzata a confessarvi che quest'odio per me viene da un sentimento quasi naturale. Lei adora suo figlio, mio fratello Edoardo. Ebbene, siccome non ha beni propri, e io sono già ricca anche dal solo lato di mia madre, fortuna che mi verrà un giorno raddoppiata da quella del signore e dalla signora di Saint-Méran, bene, credo che questo la renda invidiosa. Oh, mio Dio, potessi regalarle metà di questa fortuna e ritrovarmi a casa del signore di Villefort come una figlia da suo padre. Lo farei in questo medesimo istante.
Povera Valentin.